Buongiorno cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Saluto anche chi sta guardando questo video su YouTube in differita. Ragazzi, vi invito sempre a seguirci sul canale Twitch in diretta e venire in chat insieme a noi a giocare insieme a noi, a giocare insieme a noi. Buongiorno e buona domenica a tutti, ragazzi. Oggi ripartiamo con la mitica serie. Sistemiamo le difese nel torneo raid. Come state, ragazzi? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Sentite, vero? Sì, ok. Siamo qui, siamo qui. Ragazzi, vi ricordo sempre che per Empire & Puzzle siamo in diretta tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e tutte le domeniche dalle 11 di mattina alle 13. Alle 13. Mentre poi quotidianamente, ragazzi, su altri giochi siamo in diretta tutti i giorni praticamente alle ore 17, quindi se volete venire a giocare insieme a noi, sapete gli orari, sapete gli orari. Vi ricordo come sempre che abbiamo un canale Telegram che è chiocciola antehack trattino basso. No, è Empire, ma manco più i canali, manco più i canali, mi ricordo, mamma mia, troppi canali, ragazzi, troppi canali. Vabbè, tanto lo vedete in pubblicità, ogni tanto vi esce a fianco, quindi state tranquilli. Chiocciola Empires, trattino basso, antehack. Ecco qua, infatti Tris l'ha spammato subito in chat. Buongiorno Tris, buongiorno Pernix, finalmente Pernix, come stai? Tutto bene? Ciao Vega. Buongiorno ragazzi e buona domenica a tutti, ripeto. Allora, vediamo un po', ragazzi, vediamo un po', vediamo un po'. Noi ci aspettiamo il giovedì ad aprile, dai. Sono due, qua ne sta uno, infatti. Giovedì apriremo. Qua sto facendo le truppe, è tra 4 giorni in accademia. Ok, possiamo vedere questo, vediamo un po' cosa ci dà. Il cane, niente, niente, niente. E ci prendiamo gli emblemi. Vabbè, purtroppo gli orari dei live per me sono impossibili da seguire, purtroppo è complicato, soprattutto in questo periodo è complicato, ma magari passando l'estate vediamo un po' come meglio si può fare. Che ragazzi, lo sapete, più siamo meglio è, cioè nel senso che si riesce a fare un discorso, escono fuori argomenti che magari sono interessanti e quant'altro. Io ero convinto si pronunciasse ante-hack, no ante-hack. Io dico ante-hack, ma non so come si pronuncia in realtà. Però è anche dovuto alla mia cadenza, quindi può essere anche che hai ragione tu. Ah, Pernix non è troppo, figurati. Il discorso è che vorrei tipo riuscire a organizzarmi in modo tale che più persone riescono ad esserci, ad essere presenti. Capisco che questi orari qua sono abbastanza complicati, però è anche vero che io in questo momento riesco in questo orario qua. Poi magari cambia qualcosa e ci organizziamo in modo diverso. Anche se è difficile la domenica preferisco la mattina perché così poi c'è tutto comunque il giorno per sistemare le squadre del torneo. Perché questo è l'unico video che praticamente
praticamente non lo metto in differita, ma lo metto praticamente appena finisco il video, lo metto, quindi. Ciao Argor, buongiorno e buona domenica anche a te. Vi ricordo anche ragazzi che sul canale Telegram, Enciclopedia, secondo Antec, che c'è un sondaggio. Ho fatto un sondaggio, magari se siete interessati a delle dirette in cui parliamo, o meglio, riparliamo, facciamo una ricapitolazione di tutti gli eroi, perché secondo me sono cambiate tante cose, un po' per le nuove modalità di guerra, un po' per i nuovi eroi. Perché comunque tra terza e quarta stagione sono entrati in scena parecchi eroi molto molto interessanti. Poi ci stanno anche le sfide che stanno continuando ad uscire in una maniera esagerata. Quindi sono cambiati molti pareri magari su eroi che prima erano interessanti e sono diventati meno interessanti o addirittura l'inverso. Eroi che non erano interessanti che invece ora sono diventati gran belli eroi. Magari riuscire a fare delle dirette in cui un po' alla volta ne parliamo di nuovo da capo e fare un aggiornamento, diciamo così. Quindi se non avete ancora votato, votate il sondaggio per vedere anche voi come la pensate. Purtroppo non vi posso far vedere Telegram da qua perché, boh, non so perché. Da quando hanno aggiornato, hanno fatto qualcosa, non lo so. L'app di Telegram qua non si apre più bene, si apre in orizzontale e quindi mi sfancula tutto. Comunque, chiocciola empire-anth, oppure cercate empire solita enciclopedia secondo Antec, la trovate tranquillamente, tranquillamente. Allora ragazzi, io vediamo un po' che posso fare principalmente prima di iniziare a parlare del torneo Raid. È che in questo periodo torneo Raid non abbiamo proprio parlato, quindi un bel po'. Allora, prima di fare questo, vorrei fare 3 raid. Vinci 3 raid in arena bronzo. Bronzo. A fa un po' di raid, ragazzi, un po' di raid. Ma la guerra come sta andando? Mi sono proprio affacciato. Ciao Lilly, buona domenica anche a te. Facciamoci un po' di raid, ragazzi, un po' di raid. C'è Mamma Natale. Lo sta invertita. Come va Lilly, tutto bene? Tutto bene? Allora andiamo con i rossi, no? Contro Mamma Natale. Infatti. E infatti. Prima o poi usciranno le tessere qua sotto. 3 non ce la faccio a buttarla giù con 3. Vabbè, iniziamo a buttarlo. Dai, attacchi in guerra preferisco di nuovo Pernix per il momento. Magari ne possiamo parlare, ma farvi vedere gli attacchi in guerra non è il massimo. Buona domenica anche a te, Pimpi. Siete mazzulati in guerra. Vaffanculo. Ah, meno male che si è rianimato. Guarda, questa è la botta di culo che mi serviva. No, devo colpire per forza pure a quello, perché sennò quello che parte laggiù. Ok. Facciamoci così. Vediamo un po'. Perfetto. Facciamo partire, giusto? Sì, così si suicida da solo questo.
Ride bisogna avere calma, molta calma, molta calma. E ovviamente dovete avere delle squadre che comunque vi supportino ad avere calma, che se no non cambia nulla. Poi questo Ride mi è andato di culo perché si è rianimato Bold, che altrimenti avrei già perso. Da un pezzo, da un pezzo. Vabbè, a questo punto lo rifacciamo partire di nuovo, perché abbiamo tre tessere. Quindi lo dobbiamo uccidere due volte, ma questo. Allora facciamo così, facciamo così, facciamo così. Manco una volta sono riuscito a ucciderlo. Vabbè, buttiamo la tessera a vuoto. Allora, facciamo sempre questa cosa qui. Ah no, vero che non si riprende con uno. Ah, cazzo. Mentre si riprendesse con uno di vita. E vabbè, vuole perdere tempo. Vuole perdere tempo. Il tuo destino è segnato. Eccolo. Comunque, considerate che questa guerra sono molto rapidi. Quindi la guerra di oggi è molto, molto, molto complicata da affrontare. Molto molto complicato da affrontare. Qua di blu potrei andare di blu proprio a sfregio. Ragazzi, questa guerra dovete puntare molto sulle speciali, cosa che io non vi consiglio mai, ma in questa modalità di guerra qua sono molto più importanti le speciali delle tessere, assolutamente. Quindi dovete portarvi eroi che con la loro speciale vi riescono a far vincere praticamente. Quindi puntate molto su quello. Lasciate stare il danno tessera, lasciate stare la rapidità, lasciate stare qualunque cosa, perché tanto non sono influenti per questa guerra. Allora, questo è proprio a sfregio di andare, ci vado di blu proprio a sfregio, proprio così. Che mi ha messo due che con i blu se partono non faccio più danno, ma a sfregio ci vado lo stesso. Nana volante, 4 eroi, no, eroi 4 stelle, 1 per colore, curatore o con contrattacco come speciale. Cioè 4 eroi, cioè 4 stelle, 1 per colore, curatori, non ce li ho. Non ce li ho. Ah, ho con contrattacco come speciale, non ce l'ho perché gialli non ce l'ho. Gialli non c'ho né curatori né gente col contrattacco. Quindi dimmi tu. Poi mi devi dire anche contro chi. Ne metterai due dello stesso colore. Vabbè. Tanto mi è costato 4.400. Cosa? Ah, la squadra avversaria. Non so se buttare giù prima lei, buttiamo giù prima lei, va. Allora, uno, due, tre, Mitsuko muore. Ecco. Vediamo se Vivica pure farà la stessa fine. Yeah.
Ma 4.004, vediamo un po'. Difficile le trovo 4.004, eh. Questo non è. Questo non posso. 4.002 questo. Va bene comunque. Che è strano trovare un 4.000 così basso. Ma impressionato dalla dobra torre raid precedente. Kiki no Kiki. 4.002 un po' che posso fare. Vediamo un po' che posso fare. Hai detto 4 stelle. Curatori. Oh, che abbiano il contrattacco. Allora, mettiamo Kirill. Mettiamo Melendor. Mettiamo Bold. E quindi potrei mettere anche. Eh no, Elena no. Che ha detto 4 stelle. Sabina. Sotto Grimm, che è quello con il danno d'essere. No, aspettami. Metto quella ninja sotto Grimm, che è quello più alto. Poi la truppa mala la metto sotto Magni, perché alla fine non mi velocizza nessuno ora come ora. Wukong. Ok. Così. Perché come vedi le mie truppe mana sono livello 21, quindi non mi velocizzano nessuno dei medi o dei rapidi. E quindi metto semplicemente per attacco. L'attacco più alto lo metto sotto a chi ha attacco più alto praticamente. E finora lo metto sotto Grimm perché è quello che ha l'attacco più alto. Ma poi mi è uscita la truppa ninja, quindi ci metto quella sotto Grimm. E la metto sotto il secondo che è Magni. Va bene così, nano volante? Come farmi perdere 48 coppe? Come farmi perdere 48 coppe? Se la metto sotto. Io la metto sotto Glenda, ma non ti velocizza. Non ti velocizza Pernix. Se metti. Vabbè, se tu c'hai la truppa più alta, sì. Rispetto a me. Ti conviene perché se la velocizzi. Perché a te ti serve velocizzarla in modo tale che parte quanto i rapidi. Infatti a me è un problema quando ho poche tessere che partono i magni, ma Glenda no, e devo aspettare. Secondo le teorie di qualcuno ha senso fare. No, in realtà questo attacco così non ha proprio senso, Nano. Perché se fosse per me, io la monocolore. Farei, cioè l'abolirei proprio, cioè appena mette qualcuno la monocolore dice no, non puoi giocare così. Oppure disinstalla sto gioco perché non è cosa per te. Eh sì, ok, Pernix, se c'è la truppa mana 29 sì, ha senso. Per far velocizzare Glenda e farla partire quasi quanto Magni. E quindi è tutta un'altra storia. Solo blu. C'ho il viola sotto il viola. Ho cosa solito culo? C'ho tutti i colori. Com'è solito culo? Cioè, c'ho tutti i colori e non ce ne sta manco uno contro a quello forte sotto. Cioè, come si fa? E che mi fa che c'ho solo Kirill blu? Ma non sarei andato di blu, perché qua non ha senso andare di blu, sarei andato di rosso probabilmente. Allora.
Devo far partire Wukong. L'unica certezza. Il problema è che muore a breve, quindi devo per forza fare così. Ok, dove stanno i gialli, porca puttana? No, guarda come prendono di mira sempre Wukong. Guarda questi stronzi. Ecco, è morto Wukong. Che palle. Oh, hanno preso di mira Wukong dall'inizio. Stronzi. Sì, ma non mi cambia niente come vedi. Cioè, non è che c'ho un diamante. Mo' c'ho diamante viola. Non è che mi cambia la vita. Perché purtroppo anche lanciando con le tessere, anche se parte, non gli faccio, a danno loro non gli faccio nulla. Ti pareva. Vabbè, finiamo sto strazio, eh. Cioè, gli faccio 46 a colpo. Ecco le coppe perse per colpa di nano volante. Ragazzi, le coppe mi ha fatto perdere, guarda. Ecco, vedi, non c'ho una tessera rossa ora. Voglio capire mo che scusa inventi. Dai. Ah, anzi curano, cazzo, non si toglie la cosa. Fanculo. Non è rimovibile. Fanculo. Allora, facciamo così. Ecco, avevo due tessere nano volante, due tessere. Voglio vedere mo che scusa inventi, che scusa inventi. Adesso fatela rivedere tutte le volte che dici che non hai tessere te lo riguardi. Vincita mono 3 stelle, vabbè, volete che faccia una con la mono 3 stelle? Vediamo un po', dai, facciamo un'altra con la mono 3 stelle così. A caso. A caso. Brutus lo posso sfidare? Non ancora, quindi lo perderò Brutus. Abbiamo questo, una 4752. Non ci posso andare di 3 stelle contro questo, troppo alto. Però ci voglio andare con una squadra normale, vediamo un po'. Ci potrei andare o di viola. Allora, chi è che mi può dar fastidio se partono? Gregorio è medio, quindi non ci interessa. Sartana pure se parte non fa niente, è solo la loro resistenza. Quindi devo trovare qualcuno che comunque gli toglie le abilità a loro. Potrei andare di viola con Sabino. Oppure rischiarmela di Verdi. Tanto anche se parte Elisabeth non me ne frega nulla. Perché tanto alla fine c'ho Melendor e Evelynn che mi danno comunque le cure.
Masif in questa squadra, anche se parte solo il lato sinistro. Sono già contento che bisogna attaccare le squadre forti perché sono di 65 per fare danno. Sì, anche Sabina e Melendor sì, per togliere abilità, ma io non. Allora, se vuoi puntare Sif, sicuramente con la viola è la miglior cosa. L'unico fatto è che ti devi ricordare che nel momento in cui parte Sif, il problema non è manco il contrattacco che ti fanno, ma che tu gli fai il 50% di danno. Quello è il problema grosso di Sif. Quindi o ti porti qualcuno, che è il fatto anche che velocizza ovviamente, o che gli toglie le abilità e quindi la rendi praticamente inutile. Oppure non la fai partire. No, ma questa squadra qua ci posso andare di verdi, perché i miei verdi tolgono praticamente tutti, tolgono le abilità agli avversari. Quindi tolgo sia Krampus sia Sif. Andrò in difficoltà con Elisabeth. Però Elisabeth nel momento in cui parte, ok, mi fa un danno, ma il danno, cioè 75% di danni ai nemici, non è la fine del mondo. Ok, che mi dà i demoni, che è la cosa più fastidiosa, però il problema è che, cioè il vantaggio qual è? Che sia Evelynn sia Melendor mi curano e mi tolgono i demoni. Ercole di Capete è la trova se fa le chiamate, ma dubito che farò le chiamate. Anche lì c'ho tipo 7-8 chiamate da poter fare, ma non le faccio. Dai, proviamo di verdi, vediamo che succede, no? Allora, c'è un Triss là. Allora, potrei far avvicinare anche la terza tessera. Quando lo lanciate? 4. Facciamo così. Avviciniamo anche questa. Lanciamo questa. Non si sono caricati. Ma perché? Ah, perché qualcuno mi ha lanciato le cose. Ah, hai capito. Ho sbagliato pure. Sbagliato clamorosamente, ragazzi. Passo giro, ho sbagliato proprio come un cazzo. Ma vaffanculo, va, la tessera mi ha ucciso. Fatto un errore clamoroso, ragazzi. Sorai già era vinto. No, ma le chiamate quando le devo fare? Le faccio, mica non le faccio. Ah, non la posso uccidere, questa qua. Perso un raid già vinto, mannaccia. Che culo. Questo è culo, Anolante. Questo è culo. Questo è culo. Comunque ho fatto un errore. Con Camaleonte, che ho fatto partire prima Evelynn. Dovevo far partire prima Camaleonte, poi Evelynn, e quindi tenevo tutto l'abbassamento di difesa. Fatto un errore proprio clamorosissimo. No, vabbè, mi stavo lamentando col fatto che ho sbagliato io. Allora, affrontiamo un attimo Brutus, ragazzi, l'ultimo che vado ad affrontare, poi ci mettiamo a fare altro. Allora, voglio sì, così, che tanto così, anche se parte
La tizia. No, ma lì è stato un colpo di culo allucinante. Ma non lo metto in dubbio. Anche perché sono state le combo, quindi figurati. Ma quel raid già lo dovevo vincere prima. Che il boss sbaglia, perché non ci ho pensato che dovevo fare diversamente. Cioè, o meglio, mi dimentico che il camaleonte toglie anche le abilità agli avversari. Quando dirai che non sculi mai, guardi di sorai dilettantesco. Con un dilettantesco errore che poi stranamente sfocia una botta di culo. Allora ragazzi, diciamo che è ora di parlare un po' del torneo raid. Abbiamo fatto sti raid, ce la facciamo anche ad aprire questo. Che mi mancava da fare? 10 nemici elite. Non ce la faccio a fare 10 nemici elite, mi sa. Facciamo la 7.4 manco. Beh, facciamo 7.4, 7.5. Si vede bene? O si è sballato tutto? Ok, si vede bene. 7.5. Se non un secondo, ragazzi, facciamo un attimo questo. Anzi, se avete domande di qualcosa, chiedete sempre. Alla fine, come vi dico sempre, nei gruppi difficilmente riesco a rispondere. Molto, cioè rispondo brevemente quando riesco a rispondere, quindi approfittate magari della diretta che possiamo fare magari un discorso un attimino più lungo. Un discorso discorsivo, così suona meglio. Anche la cosa più stupida che mi viene in mente, ragazzi, che secondo voi, cioè, che non siete sicuri che volete delucidazioni, magari qualunque cosa, ragazzi, non è un problema, vi ripeto. A parte la nuova volante con le sue richieste assurde, ma nelle dirette non c'è la presentatrice, deve aggiornarti. E a che serve la presentatrice, scusami? A cosa serve? A presentare cosa?
ce la facciamo. Vediamo quante ne abbiamo buttate giù. 9, ti pareva. Però ne ah no, ce la facciamo, dai, facciamo sta cosa. Forse riesco ad aprire anche il baule così. 7,5. E poi facciamo 7,4, ce la dovremmo fare. Ad aprire anche il baule. Ah, ragazzi, poi vi ricordo che se volete, cioè, volete migliorare qualcosa della diretta, qualunque cosa, a parte la presentatrice che vuole una volante, ditelo che lo facciamo, facciamo tutto quello che volete. Solo che non chiedete cose assurde, tipo balletti sex di nanovolante, che non è il caso, secondo Allora, vediamo. Figurati, possiamo fare anche la 8,7. Allora, ci facciamo la 8,7 e apriamo il baule. Metti sta web, vediamo. Così poi riempiamo di penitenza. Vediamo, ragazzi, vediamo. Vediamo se cambia qualcosa in questo periodo e ci ragioniamo. E poi è peggio per voi, quindi non è una cosa positiva. Apriamo i baule, ragazzi, apriamo i baule. Bellissimo. Bauli sempre spettacolari. La pubblicità non la posso vedere qua perché sennò mi crasha l'app. Abbiamo superato anche questo, quindi siamo a posto, ragazzi. Siamo a posto. A posto. Parliamo del torneo ride. Ce la dovremmo fare, no? Ah, un po' del torneo ride, dai ragazzi, andiamo a verificare un po' di cosa si tratta questo torneo ride. Come sapete, ragazzi, è inutile che vi dico, il torneo ride dura una settimana. Avrete da lunedì a venerdì 5 attacchi al giorno da poter fare in questo torneo. Se ne perdete 4 nell'arco dei 5 giorni, uscite dal torneo. Più punti riuscite a fare, ovviamente ci sarà una classifica. Più un altro riuscite ad arrivare alla classifica, più i premi saranno maggiorati, maggiori, maggiorati. Ogni torneo ride ha delle regole specifiche. In questo torneo c'è l'attacco lampo come bonus, ossia tutte le abilità speciali sono impostate su molto rapido. Penso che ormai lo sappiate tutti come funzionano. E, si possono utilizzare solo i 3 stelle. Quindi superiori ai 3 stelle non si può usare nessun eroe e si possono utilizzare tutti i colori tranne il blu, come potete vedere. Quindi tutti gli eroi blu non sono ammessi. Cliccando qua sopra potete vedere le regole
base velocemente, il riassunto delle regole. E come sapete, il mio consiglio per le difese nel torneo Ride ormai è sempre quello, sostanzialmente, ossia mettere tre centrali dove ovviamente c'è la possibilità di farlo, ossia il centrale e due mediani che siano del colore contro il quale non c'è il colore forte. In questo caso non c'è il blu, quindi i tre centrali io vi consiglio di mettere i rossi. Non essendoci blu, sono gli eroi che non hanno il colore forte contro, quindi contro i vostri avversari che vi affronteranno avranno difficoltà perché non c'è il blu e quindi non c'è colore forte, quindi dovrebbero resistere di più i rossi in questo torneo. Poi invece i due laterali vi consiglio sempre di mettere un giallo e un viola. Evitate di mettere i doppi colori, a parte i rossi, evitate, dico come esterni, non mettete i doppi colori, evitate di mettere il 4, 4 rossi e un solo, il giallo o il viola, perché facendo così è controproducente secondo me. E evitate di mettere i verdi, perché se mettete un verde, ragazzi, vi vengono sicuro con i rossi, perché fanno danno praticamente a tutti. Ok? Sono sempre le solite cose che vi ripeto e ve lo ripeterò per ogni torneo. Meno che non cambia qualcosa. Allora, andiamo a vedere principalmente gli eroi 3 stelle rossi. Quali sono che abbiamo a disposizione? Quali sono i migliori? E come sfruttarli al meglio? Come metterli al meglio? Partiamo subito, secondo me, dal miglior eroe per questo torneo, così ce lo togliamo subito dalle scatole perché tanto è sempre lo stesso, secondo me. Per me il miglior eroe per questo torneo è Bao Chan come centrale. Perché Bao Chan? Perché è un eroe abbastanza resistente, ma diciamo per i 3 stelle molto resistente. Come sapete, la velocità non la prendete manco in considerazione in questo torneo, cioè nel senso che qualunque sia la velocità, nel torneo diventano molto rapidi, sia in attacco sia in difesa. Quindi, essi in medio, però non ci interessa questa cosa qui. In queste tipologie di torneo, ovviamente, sono vantaggiati molto gli eroi lenti. Quindi, è sempre preferibile utilizzare gli eroi lenti in questo torneo, perché i lenti, ovviamente, se partono dopo 6, boh, 6 non può essere, 7 tessere. È tutta un'altra situazione, un altro discorso, un altro vantaggio per quel determinato eroe. Quindi sono molto molto più performanti gli eroi lenti. Generalmente, ovviamente, parlo genericamente. In questo tipo di torneo, ripeto, Bao Chan è il migliore eroe da mettere come centrale perché attacca tutti, non fa un danno enorme, ovviamente, 105% di danno. Però gli toglie il 20% di mana, che per un torneo molto rapido potrebbe essere una mossa praticamente, una o due tessere normalmente. Però è anche vero che oltre a questo comunque velocizza gli eroi, che sì, ok, sono molto rapidi, però mettendoci un più 24% di regenerazione mana partono molto prima, ovviamente. Quindi non solo rallenta gli avversari, non solo li danneggia, ma velocizza anche i vostri eroi. Quindi per me rimane, oltre al fatto che ha 453 di difesa e 830 di salute, che è tanta roba, per me rimane uno dei migliori centrali per questo torneo, e addirittura, cioè tra i rossi, e per questo torneo addirittura per me è il miglior centrale possibile, tra tutti i rossi 3 stelle che ci possono essere. Un altro eroe molto molto interessante per questo torneo sono Sudri. Uno è Sudri. Perché Sudri? Perché anche lui ha abbastanza difesa salute, come vedete un po' più di difesa rispetto a Bao Chan, ma meno salute, quindi diciamo che come resistenza siamo lì, però fa molto più danno, infligge 120% di danni a tutti i nemici ed infligge 24% di danni aggiuntivi a ogni scudo fuoco sul campo di battaglia fino a un 360% massimo di danni totali. Che vuol dire? Vuol dire che non solo di base vi fa il 120% di danni a tutti, che è già solo per questo
il top, praticamente. Poi infligge il 24% di danni aggiuntivi per ogni tessera rossa che c'è sul campo di battaglia. Un po' funziona come Odino, come Frigg, praticamente. Giusto per rendervi l'idea. Quindi lui se la lotta tranquillamente con Bao Chan per chi è il migliore per questo torneo. Ma io preferisco Bao Chan perché per me il centrale deve rallentare l'azione degli avversari ed in più velocizzare, dare un vantaggio anche ai suoi alleati, mentre invece Sudri è quell'eroe che appena parte devasta. Se vi va bene che ci siano tante tessere rosse sul campo di battaglia, lui può arrivare fino a 360% di danni totali, che 360% di danni totali a tutti, ragazzi, avete già vinto, praticamente. Un altro eroe molto interessante per questo torneo è Vollermork. Che in linea di massima è interessante per qualsiasi cosa, però in questo torneo specifico diventa, non dico devastante, ma poco ci manca. Perché? Perché lui, a parte di avere comunque tanta difesa, come vedete, tantissima difesa, 514, ha pure abbastanza salute, 738, quindi come resistenza ci siamo, però quando parte lui lancia un demone agli avversari. Questo demone non solo attacca ogni turno chi lo possiede l'avversario, ma per essere tolto il demone, come ben sapete, o vi portate un curatore o vi portate qualcuno che crei i servitori. Quindi di conseguenza è abbastanza complicato per i 3 stelle riuscire a togliersi di dosso i demoni. Considerate che è un torneo molto rapido, quindi lui parte velocemente, può partire anche 2-3 volte. Se parte 2-3 volte, praticamente avete perso perché non riuscite più a riequilibrarvi, a togliervi i demoni da dosso in questo caso. Quindi per me questi tre sono gli eroi migliori per questo torneo. In aggiunta a loro, però, ci aggiungo anche Jhangir. Però lo preferisco onestamente quello senza costume, per il semplice fatto che preferisco che faccia più danno, come vedete, 145% di danno a tutti i nemici contro i 115% di danno a tutti i nemici. Quindi se dovessi scegliere, io sceglierei Jhangir senza costume, perché preferisco che faccia il danno secco subito, immediatamente, invece di farlo per turni, perché il vantaggio del costume è che fa sì meno danni, però fa più danni nell'arco di 4 turni, quindi la bruciatura rimane, però è anche vero che la bruciatura comunque si può curare e quant'altro. Io preferisco il danno secco, quindi ci metto tra i migliori centrali per questo torneo anche Jhangir, che senza che vi dico, cioè, attacca tutti praticamente e poi li brucia. Non ha tanti, come vedete, ha molto meno esagerato. Però ha meno difesa e salute rispetto a quelli precedenti, quindi il suo resistere è un pelino inferiore rispetto a quelli detti precedenti. Però per me questi sono i migliori centrali per questo torneo, tra centrale e mediane ovviamente. Quando dico centrali intendo sia centrali che mediani, ovviamente. Poi andiamo a vedere tutti gli altri, perché in realtà in questo torneo, essendo tutti molto rapidi, tutti quanti possono avere un piccolo vantaggio, un piccolo aiuto sostanzialmente dal bonus. Per esempio abbiamo Azar ovviamente, se dovessi scegliere tra costume che fa 280%, cioè senza costume che fa 280% di danni e toglie il mana del 25% contro il 170% di danni a 3 e toglie il mana a 3. Onestamente, io vi direi di usare quello col costume, se non avete, cioè se avete l'alternativa, molto meglio col costume, molto meglio attaccare 3. Perdete un po', di danno tessera, ok, però in difesa non è che vi serva molto, quindi molto meglio la difesa che come vedete è un pelino superiore. Heidun è un altro torneo molto, cioè un altro eroe molto interessante per questo torneo. Perché a parte avere, come vedete, difesa salute molto alta, quindi resiste abbastanza, infligge 240% di danni al bersaglio e ai nemici vicino, quindi attacca 3 e
attacca 240%, che è tanta come percentuale, e in più il bersaglio e i nemici vicini ricevono il meno 24% di regenerazione mana, quindi li rallenta. Quindi non solo le attacca, li danneggia, ma li rallenta pure. In più, con tutta questa resistenza, ragazzi, è un bel eroe. Avukmun, ragazzi, vi consiglio quasi sempre, ovunque, in qualunque situazione, di utilizzare quella col costume. Perché la differenza qual è? Che sì, non recupera tutto subito, ma recupera nel tempo, come vedete, l'energia. A differenza di quella senza costume che recupera direttamente il 32% a tutti gli alleati, lei lo recupera nel tempo, nel corso di 3 turni. Però è anche vero che tutti gli alleati ricevono più 30% di attacco. Quindi, ragazzi, questo eroe, che probabilmente molti ce l'hanno come già in giro, perché sono eroi che comunque escono dalla prima stagione, quindi escono molto più frequentemente rispetto agli altri, ed è molto più facile averlo. Anche lei potrebbe essere utilizzata come centrale in questo torneo tranquillamente, sia come centrale sia come mediano, perché oltre al fatto di curare per turni, quindi non cura immediatamente, e in difesa forse è un pelino meglio curare per turni e non immediatamente, aumenta anche l'attacco di tutti gli alleati. E in più comunque ha una buona resistenza, quindi non muore tanto facilmente. Jhangir già ne abbiamo parlato prima. Namahage, ora entriamo in quegli eroi che sono più di attacco rispetto a che di difesa. Però, ragazzi, se ce l'avete, anche in questo caso vi consiglio assolutamente di utilizzarli, perché secondo me vanno utilizzati sempre, almeno i tre rossi centrali per me. Quindi se non avete altri, avete Namahage, che come vedete ha poca difesa, poca salute, non è che resiste tanto, attacca uno solo, sì, ok, se aumenta l'attacco del 45% in più ogni volta che viene che subisce, aumenta ancora di più l'attacco, quindi gli attacchi secondari fanno molto più danno, però resiste relativamente poco. Quindi è assolutamente una seconda scelta lui, però se non avete alternative, ragazzi, Namahage, come gli altri che vi sto per elencare, tipo Nashgar, che preferisco assolutamente col costume Nashgar, perché col costume infligge 260% di danni al bersaglio e il bersaglio subisce poi anche 129 da ustione, mentre invece senza costume vediamo che fa più danno 290% e fa anche più danno però nell'arco di più tempo, però la differenza sostanziale tra i due è che per me un eroe del genere che ha 567 di attacco, anche se fa il 30% in meno, ragazzi, per me fa più danno Nashgar. Non ho fatto i calcoli, però Nashgar secondo me fa molto più danno senza col costume rispetto a Nashgar così. Ed in più c'è un'altra cosa: se l'avete emblemato, lui è un furfante, quindi vi schiva anche i colpi, e quindi di conseguenza in difesa uno che schiva rompe. Rompe assolutamente. Quindi vi consiglio. È anche lui un eroe che, ovviamente, come vedete, è ancora molto peggio rispetto a Nashgar. No, scusate, a Namahage, lui è Nashgar. Molto peggio, come vedete, salute e difesa è veramente bassa, però vi ripeto, queste sono le seconde scelte. Che molto meglio mettere un Nashgar, per esempio, che andare a mettere, che ne so, un Carver, una Belit o qualunque altro 3 stelle verdi, per me. Rudolph, lo stesso identico discorso di Nashgar. Sono eroi, come detto prima, Namahage, Nashgar, Rudolph e anche Scudiero Rabbit, che poi andiamo a vedere, sono quegli eroi che sono più di attacco che di difesa, perché come vedete hanno poca difesa salute. Però è anche vero che il danno comunque lo porta, comunque diventa molto rapido, comunque se, ripeto, cioè non avete alternative, vanno messi assolutamente almeno tre rossi, quindi anche lui può essere preso in considerazione. Prendete in considerazione sempre il fatto della classe, perché in difesa la classe conta un bel po', come abbiamo visto prima per Bold, che mi ha parato il culo nel raid precedente, che è rinato. Rudolph è un combattente, se ha almeno un emblema c'ha la possibilità di rinascere, di risuscitare con un HP, e questa è una cosa che dà fastidio quando attaccate, che vi ritrovate qualcuno che risuscita. Quindi prendetelo sempre in considerazione.
Scudiero Wabbit, la stessa identica cosa, però è ancora peggio rispetto a tutti quelli detti precedentemente, perché ha una particolarità. Come sapete, tutti i conigli praticamente hanno un malus al loro interno, nella loro speciale. E il malus di Scudiero Wabbit qual è? È quello di ricevere il meno 20% di difesa per 3 turni, e questo non può essere annullato. Quindi mettere un eroe del genere, che sì, quando attacca vi fa 355% partendo da un danno di 538, quindi massacra l'avversario che colpisce, però è anche vero che poi lui da solo si abbassa la difesa e già parte da una difesa di 382, praticamente con mezza tessera cade da solo. Però vi ripeto, per l'ennesima volta preferisco uno scudiero Wabbit a un eroe verde, per dire. Poi abbiamo a disposizione anche Shrekrock, che è una via di mezzo, è uno di quegli eroi che in difesa, come vedete, non è malvagio. 472, 768 e 62, comunque è un bel po' di difesa salute, resiste un bel po'. L'unica pecca è che comunque 165% di danno al bersaglio, partendo da un danno destra che sì, è quasi 500, però è comunque relativamente basso rispetto agli altri, comunque è poco come danno, però è anche vero che sia lui che gli alleati vicini ricevono più 45% d'attacco, che poi ovviamente si aumenta ogni volta che vengono colpiti. Quindi anche in questo torneo, anche in questa tipologia di torneo, secondo me lui può essere molto molto interessante. Come vedete, non ci stanno eroi che vi sconsiglio, per il semplice fatto che in un torneo molto rapido difficilmente c'è qualcuno che posso sconsigliare, cioè deve essere veramente un eroe, ma talmente pessimo che è tanto, secondo me, tanto. Ma Fratac, se fosse un torneo dove ci fossero i verdi centrali, che tu vai a mettere i verdi centrali, anche Fratac non lo puoi sconsigliare. Nano volante, come fai? Cioè, comunque lui parte e in più velocizza gli avversari. Per quanto possa essere inutile, in un torneo molto rapido può diventare utile. Perché, ripeto, in torneo raid bastano poche tessere per fare partire qualcuno. L'avversario è costretto a lanciarvi delle tessere, e quindi se ha la fortuna di avere le tessere che gli servono, allora è un discorso. Ma se non ce l'ha, ragazzi, partono tutti. E tutti quanti hanno una speciale che può essere utile da utilizzare. Poi è normale, se me lo dici in questo torneo, ragazzi, come Fratac, come tutti i verdi, io ve li sconsiglio di metterli assolutamente. Assolutamente. Mi sono perso la domanda di Vega. C'è la domanda. Giangir lo do sempre in pasto, mi stai facendo venire un pensierino. Guarda, io Giangir non ce l'ho, non l'unico, mi sa uno dei pochi che non ho mai alzato. Però in questo, nei tornei molto rapidi, come praticamente tutti i lenti, può diventare interessante. Se non è alternativo, oppure hai pochi eroi, potrebbe essere anche utile alzarlo. Però io ve l'ho detto, per me in linea di massima i rossi sono Baoshan, Sudri e Vollermork in questo torneo, sono tra i quelli superiori. Poi Jhangir subito dopo di loro. Però è questo torneo molto rapido dove i rossi la fanno da padrone praticamente, perché non ci stanno i blu. Pimpi, a mezzogiorno, buon pranzo, devo andare, non lo so, non lo so, a mezzogiorno. Ciao Rochus, buongiorno e buona domenica a te. Allora ragazzi, per quanto riguarda invece gli esterni, perché vi ricordo che per me un torneo del genere, in questa tipologia di torneo, meglio, vanno utilizzati tre rossi centrali e poi esterni gialli e viola. Quindi andiamo a vedere un po' tra i gialli e 3 stelle ci possono essere a disposizione. Ragazzi, vi ripeto che difficilmente
c'è un eroe che vi posso sconsigliare. Anche un curatore in questo caso potrebbe ritornarvi utile, perché essendo molto rapido, essendo che parte velocemente, ragazzi, è inutile dirvi che sono tutti interessanti come eroi. Possono diventare tutti interessanti. Ovviamente si predilige eroi che sono opposti ai centrali, come vi dico sempre. Se al centro avete messo eroi più difensivi, che ne so, avete messo Avukmun, avete messo anche lo stesso Baoshan, qualcun altro che vi difende, per dire, che è più resistente che fa male, i due esterni vi consiglio di mettere due eroi che sono praticamente, non dico rapidi perché sono tutti molto rapidi, ma che fanno assolutamente male quando partono. Perché se resistete al centro vuol dire che i due esterni vi devono dare manforte. Se invece è l'opposto, che avete messo al centro tutti eroi molto deboli, tra virgolette, ma che attaccano, che ne so, Namahage, Rudolph e quant'altro, Nashgar e quant'altro l'avete messo al centro, allora esterni probabilmente è meglio mettere qualcuno che resista un po' di più, anche se fa meno male. Questa almeno è la mia idea, sempre per formare una formazione decente e equilibrata, per modo di dire. Perché poi sapete benissimo che tutto dipende molto dalle tessere che hai all'avversario. Allora, uno dei migliori esterni, secondo me, in questo torneo e in molti altri tornei dove si parla solo di 3 stelle e quant'altro, ragazzi, è Kvasir. È inutile che ve lo dica. Perché Kvasir, col fatto di creare un servitore ape che avvelena e fa danno ogni turno è tanta tanta roba. Quindi lui, per esempio, Kvasir è il classico eroe che se al centro avete messo eroi che già attaccano e quant'altro, lui è un eroe che resiste e fa resistere di più i vostri eroi praticamente. Perché il servitore, oltre ad attaccare, è anche una difesa praticamente per tutti gli eroi, e quindi di conseguenza vi fa resistere molto di più. E quando parte, non è quell'eroe che massacra, ma col tempo, più va avanti il raid, più diventa devastante Kvasir. Quindi lui ve lo consiglio assolutamente come esterno. Poi, invece, se avete bisogno di un eroe che fa veramente male, ragazzi, Poppy senza ombra di dubbio. Perché è un eroe che, come vedete, resiste abbastanza. E oltre a fare un danno esagerato 300% al bersaglio, c'è anche la possibilità del 42% di sferrare un colpo aggiuntivo. E in questa tipologia di tornei in cui tutti sono molto rapidi, lei può essere veramente, veramente mostruosa. Veramente, veramente mostruosa. È un altro eroe che vi consiglio tra i tanti. E Arman, perché Arman è quell'eroe lento che praticamente fa 130% di danni a tutti i nemici, e in più tutti i nemici ricevono 92 danni da sabbia nel corso di 4 turni, e tutti i nemici subiscono una riduzione del meno 50% delle cure ricevute. Quindi è tanta tanta roba anche Arman. Poi tutti gli altri ragazzi, a parte Agnes che è veramente bassa difesa salute come vedete, un Bane va benissimo, Dawa soprattutto col costume, Fatina anche resiste un bel po' di più, Ganju lo stesso è uno di quegli eroi che comunque attaccano e tra virgolette fanno male, perché ne metto tra virgolette che fanno male, comunque può essere utilizzabile. Kailani è un eroe che invece vi fa resistere molto di più, assolutamente. Tra Kvasir e Arman, Kvasir per me. Kvasir e Poppy sono uno step sopra. Per me. Melee anche potrebbe essere interessante perché comunque attacca tutti, aumenta il critico che non è che mi interessa più di tanto in difesa, però è quell'eroe che dà fastidio perché attacca tutti e gli fa pure un bel danno per essere per essi tre stand dall'altro lato. Oscurità invece, andiamo a vedere un po' l'oscurità, cioè l'oscurità i viola. Viola interessantissimi per questo torneo, ragazzi, come sapete, sono sempre i soliti per me. Anche se ora con l'entrata
di gente così non è malvagia, non è malvagia in questo torneo, infatti. Allora, per me, uno dei migliori eroi in questo torneo potrebbe essere Bjorn, per il semplice fatto che ha abbastanza difesa salute per resistere un bel po', e infligge 200% di danni al bersaglio e 350% di danni al secondo bersaglio, che è a caso ovviamente, ed in più se l'avversario c'è esacro, ed è molto probabile che abbia esacro, può fare ancora più danno, c'è un danno extra. Quindi per me uno dei migliori è Bjorn per questo torneo. E poi ovviamente dipende dalle alternative come prima praticamente. Rispetto a chi avete messo al centro, dovete mettere laterale. Se volete qualcuno che attacca, ragazzi, Baldazar, Jack, Ed, Baldazar. Ed, Jack sono i tre cecchini praticamente. Uno di questi tre va benissimo. Chiunque dei tre va benissimo. Come lo stesso Bjorn è considerato come un cecchino in questa tipologia di torneo, perché partono tutti quanti dalla stessa maniera. Se volete resistere di più, per esempio, potrebbe essere Girra, un'alternativa che abbassa la difesa e l'attacco agli avversari. Quindi molto interessante, come li rallenta praticamente e voi riuscite a fare più danni. Un altro eroe per resistere, onestamente, non è che ce ne sia tantissimi. Potremmo usare sia Tyrum sia Scricciolo, ma sono forzati. Sono più eroi che comunque vi danno una mano in attacco, assolutamente. E questa nuova, però, è molto, molto interessante. Ha un bel po' di difesa, come vedete, resiste un bel po', la salute un po' di meno, però siamo comunque a livelli alti di resistenza. In più infligge 260% di danni a bersagli e nemici, ricevono il meno 44% di difesa, e in più ogni volta che partono comunque c'è un'iterazione, ogni iterazione aumenta del 5% la velocità di mana, e in più recupera, quindi è tanta tanta roba in questo torneo Maeve. Sì. Assolutamente tra i migliori che si possono utilizzare in questo torneo, perché da lento diventa poi in più una furfante, quindi schiva anche i colpi nel caso in cui l'avreste emblemata. Poi gli altri sono forzati, per esempio anche Pipistrello Guardiano potrebbe essere interessante messo esterno, è uno di quelli che vi fa resistere di più, ma nel momento in cui parte infligge un bel po' di danno, e quel danno è aumentato ancora del 60% per ogni alleato morto. Ed essendo esterno, è molto probabile che un vostro alleato sia morto. E quindi è tanta roba. Può essere anche utilizzato. Ripeto, non ce ne stanno eroi che vi sconsiglio assolutamente. Assolutamente. Anche lo stesso Anwinder, che per quanto sembra non faccia niente, comunque ogni 3 turni tutti i nemici subiscono 164%, 164 danni, che possono arrivare addirittura a 284 danni, ed è tanta roba. Perché per un molto rapido, perché voi dovete considerare sempre con molto rapido, ed in più ha anche abbastanza difesa salute che lo fanno resistere un bel po'. Ok, ragazzi, se avete domande, chiedete. Chiedete, io nel frattempo voglio un attimo vedere se riesco. Scusatemi un secondo. Se voglio vedere se riesco. Vediamo se Telegram funziona, perché se riesco a farlo funzionare, che mo è un po' che non lo provo. Che mi sballa la visuale, mi mette orizzontale ogni volta. Stare lì a cambiare non è proprio il massimo. Non so perché me lo metto orizzontale. Non l'ho capito. E se invece provassi. Vediamo un attimo, se provassi
la versione light qua sopra, non l'ho mai provato. Telegram X, almeno giusto per farvi vedere. Forse funziona. Allora, datemi un secondo, ragazzi, che forse abbiamo risolto, perché se abbiamo risolto siamo tranquillissimi. Solo che non vedo le chat archiviate, dove cazzo stanno? Devo studiare meglio sto coso comunque. Ok. Devo un attimo spostare però questo qua. Allora, chiudiamo qua, infatti si è rimpicciolito il tutto. Arrivo un secondo, ragazzi, eh. Il problema è questo, che mi sballa il tutto e non mi piace quando vuole comandare lui. Ok, ci dovremmo essere.
Ok, ci dovremmo essere, ci dovremmo essere, quindi faccio vedere anche a voi. Ok, vediamo se la vedete. Vabbè, vedete pure un po' sopra, però vabbè, fa niente, meglio di niente. Allora ragazzi, vi ricordo, per chi sta in Enigma supporto, ragazzi, postate le vostre difese e le guardiamo. Ok? Così riusciamo anche a farle vedere. Nel frattempo però mi vado a fare un attimo prima la mia difesa, perché se no mi dimentico. Ma Mivi da dove è uscita? Sì, è l'evento degli assassini. Un'altra sfida mensile. L'ultima sfida mensile che è stata fatta. Allora, iniziamo. Baoshan centrale, poi ci mettiamo Sudri e Vallermork. Wallermork, non Wallermork. Sono indeciso. No, facciamo così. E poi ci mettiamo esterni Poppy sicuramente. Poppy. E dall'altro lato ci mettiamo Bjorn. Assolutamente. Vediamo se c'è qualche altra alternativa, ma dubito fortemente. Ben col costume, cioè col costume emblemato, però io preferisco la possibilità di Poppy di avere il doppio attacco. I verdi vi ricordo, ragazzi, ve li sconsiglio, proprio ve li sconsiglio. Anche se per esempio in un torneo del genere un Grevle potrebbe essere molto interessante, soltanto che li fate venire con i rossi praticamente. Kvasir non ce l'ho, Nana Volante, non sono fortunato quanto te. Realtà in passato Kvasir era uno che non avrei mai alzato, come non avrei mai alzato Sudri. Però ormai li tengo per collezione, quindi li alzo comunque. E poi magari in un torneo del genere me li posso ritrovare. Però voi non fatelo a caso, ovviamente. Alzate prima quelli che vi servono. Sì, direi che vado così. Sudri da questo lato. Tanto non cambia niente. Sì, questa è la mia difesa. Ricordi i tuoi consigli. Non lo so, Nana Volante, se li ricordi. Non lo so. Alzare l'attacco sempre. Ma tu non li segui i miei consigli, non alzi mai l'attacco, visto che ti trovi eroi che di attacco hanno praticamente zero. Hanno praticamente zero. Quindi lasciamo stare, lasciamo stare. Allora, ragazzi, in difesa, per chi la volta scorsa, cioè lo stesso torneo la scorsa volta, in difesa, tra i più utilizzati ci sono stati Sudri, che è uno tra quelli più utilizzati. Addirittura vedo due Sudri in una difesa che non vi posso far vedere. Ovviamente Jhangir, ovviamente Azar, che non so perché col costume è tra quelle più usate, e Avukmun. Questi erano i e Jhangir. No, Jhangir una sola volta, no, due volte. Jhangir pure. Questi sono gli eroi più utilizzati. E ovviamente Baoshan, che non ho detto.
Sudri però è quello più utilizzato in assoluto. Qualche volta qualcuno ha usato anche i Dun e qualcuno ha utilizzato anche addirittura Rudolph e Namage. Cioè Rudolph Namage è comune in difesa. Però dipende da chi c'hai Vega, perché se devi mettere Nashgar centrale te lo sconsiglio. Perché se hai per esempio Sudri o Vallermo o Vollermork, metti loro centrale e sposta Nashgar, che Nashgar ha pochissima difesa salute. Quindi cerca di proteggerlo, non metterlo centrale. Allora non ti seguo io, bella sta scusa nano volante, bella. Allora ragazzi, andiamo su Telegram, vediamo che se è successo qualcosa. Ok, vabbè, siete in pochi, avete scritto. Così ce la sbrighiamo subito e ce la andiamo a mangiare. Allora, Argor. Allora, Argor, io per me Vollermork non lo metterei centrale, metterei più Sudri centrale. Ora ti seguo e sculo con gli eroi. metterei più Sudri centrale per il semplice motivo che. Se ti dai demoni, Vollermork è utile, però danneggia nel tempo, mentre invece Sudri ti attacca subito. L'unico che metterei centrale al posto di Sudri è solo Baoshan, perché Baoshan attacca e rallenta, quindi non è che solo rallenta, mentre invece Vollermork praticamente fa danni sì, ma ne fa nel tempo solo, non immediatamente. Quindi Vollermork lo metterei esterno destro, cioè mediano destro. Aukmund là va bene. Farei solo un'altra cosa. No, vabbè, lascerei così, oh. Perché il potenziamento d'attacco lo prende Bjorn, non lo prende Poppy. Però è anche vero che Bjorn ti dà la sicurezza del doppio attacco. No, lascia stare, lascia Bjorn lì a destra. Assolutamente. Allora, stesso discorso anche per Andrea, farei la stessa identica cosa, invertirei Sudri e Vollermork, assolutamente, come ho detto prima, ripeto anche per lui la stessa identica cosa. Preferisco più Sudri centrale, perché gli dà la sicurezza di far veramente male. Rocius, allora. Avukumu centrale assolutamente no, c'hai o Baoshan o Sudri che sono nettamente meglio. Io giocherei con Bjorn dall'altro lato, quindi giocherei con Kvasir, Avukumu, Baoshan, Sudri e Bjorn. Per il semplice motivo che Avukumu dà un potenziamento d'attacco perché è quello col costume, giusto? Sì, se non è quello col costume, metti quello col costume. Da un potenziamento d'attacco e il potenziamento d'attacco meglio darlo a Bjorn che a Kha'Zix, perché a Kha'Zix non gli interessa il potenziamento d'attacco. Quindi assolutamente così andrei. C'è qualcun altro che vuole chiedere? Come la vedo? Se no effettivamente ce ne andiamo a mangiare. Mi spiace che tipo un bel po' di volte non vi ho risposto, però. Però amen. Ah, c'è questa domanda, vero? Che ieri volevo rispondere, ma mi sono dimenticato. Sì, Okumu lo dà a tutti gli alleati. Però se partono nello stesso momento, lo prendono quelli che stanno dopo a Okumu, non prima. Quindi se tu metti Bjorn come l'ha messo lui a sinistra, questa è una regola base per qualunque cosa, ragazzi, cioè per qualunque, non solo per Avokmun. Se tu metti Avokmun come sta ora, per esempio, nel momento in cui partono tutti quanti insieme, che in un torneo molto rapido è molto molto facile, parte prima Bjorn e poi parte Avokmun perché partono da sinistra verso destra. E quindi Bjorn e Baoshan in questo caso non prendono il potenziamento di Avokmun, mentre invece se stessero dall'altro lato
Se Bjorn stesse al posto di Kovacic, lo prenderebbe il potenziamento d'attacco. Questo è per quando partono tutti quanti insieme nello stesso turno. Che non è che capita sempre, ok, per carità. Però perché perderlo? Se c'è quella possibilità. Un po' come come gli abbattitori di difesa che vanno messi a sinistra. Perché vanno messi a sinistra? Perché partono prima loro e poi partono quelli che attaccano, quindi quelli che attaccano dopo di loro fanno più danno. È lo stesso discorso anche con i potenziamenti, con i potenziatori di attacco. Per quanto riguarda Fabio, che dice, considerato che questa è la mia triste squadra gialla, e che non ha nessun altro stregone all'orizzonte, mi consigliereste di emblemare Falin? Allora, Falen, sì. Allora, per me gli emblemi sono e devono essere l'ultima cosa da fare, l'ultima, ma l'ultima proprio nel senso che uno scava per farlo prima di dover emblemare un eroe. Perché sì, ok, voi potete recuperare gli emblemi, quindi non vanno persi, però consumate cibo e ferro per emblemare gli eroi. E questo cibo e ferro non lo recuperate, perché anche se usate gli emblemi, anche se usate le gemme o quel che sia, vi danno solo una parte ed è una minima parte di quello che avete bruciato, quindi è come buttare al vento ferro e cibo. Per un eroe che magari sì, momentaneamente potrebbe anche essere interessante emblemarlo. Ma un domani magari cambia qualcosa. Quindi, se non avete effettivamente come consumare il ferro, come consumare il cibo e avete per forza bisogno di un eroe da emblemare, allora sì, ok, emblemate. Ma emblemate quando? Un eroe 5 stelle ha bisogno di 1500 emblemi per essere emblemato tutto. Se avete 1500 emblemi, nel suo caso, se hai Fabio 1500 emblemi, stregone. Allora sì, ha senso, perché magari me lo emblemo tutto, emblemandolo tutto aumento le statistiche di un 100 praticamente ogni statistica e quindi divento un eroe un po' più performante. Però per fare questo c'è bisogno di tanto cibo, tanto ferro e tanti emblemi. E non so se conviene fare una cosa del genere, io sono più propenso magari, che ne so, ad emblemare a questo punto Wukong, visto che non ce l'ha emblemato. Più che emblemare una 5 stelle. A quel punto se proprio vuoi potenziare qualcuno in questa squadra. Ma secondo me una squadra del genere non è messa male. Cioè non è una di quelle squadre ho bisogno per forza di qualcosa. No, qua c'è bisogno di un curatore. Semplicemente. E fin quando non c'è quel curatore avrai sempre difficoltà. Puoi emblemarli pure tutti. Non cambierebbe comunque nulla. La rapidità ce l'hai perché Mist e Falen sono rapidi. Poi hai due medi e un solo lento. Quindi sei tranquillissimo come è strutturata la squadra. L'unico errore probabilmente sta nel danno tessera. Cioè nel senso che le truppe migliori col danno tessera più alto vanno messo sotto chi ha l'attacco più alto. Perché in questo caso tu non velocizzi nessuno, a meno che non hai truppe almeno 24 o 23 che possono velocizzare tipo i medi. 23 mi pare che velocizzano i medi se non mi sbaglio. Non serve a nulla. È lo stesso per i lenti. I lenti non mi ricordo quanto è, forse un po' di meno. Però non è 8 sicuramente. Quindi non c'è nessuno che viene velocizzato dalle truppe mana. Quindi la truppa mana sotto, cioè la truppa con l'attacco maggiore sotto l'eroe che ha attacco maggiore. In modo tale che la percentuale potenzi maggiormente quell'eroe come danno tessero. Poi emblemerei sicuramente Wukong. No, 11 sono i molto lenti. Scusami, 11 sono i molto rapidi che vengono velocizzati da 6,5 a 7. Cioè da 7 a. Da 6,5 a 6, scusami. 17, ma non mi ricordo con precisione. Comunque c'è nel canale Telegram. C'è comunque, quindi. Comunque non li velocizza in questo caso, quindi tanto vale metterli per sfruttare al massimo la percentuale sull'attacco, sull'aumento d'attacco. E poi emblemerei Wukong nel caso.
Anche se nanovolante dice Wukong è il male assoluto perché nanovolante è scarso e quindi ci possiamo fare poco. Wukong ovviamente va utilizzato principalmente per il danno tessera, che emblemato diventa ancora maggiore il danno tessera. Ebbene, deve essere utilizzato secondo me anche in questa squadra nel momento in cui si è in difficoltà con le tessere. Perché se hai tante tessere riesci a far partire speciale degli altri, Wukong non lo utilizzare. Ma se hai poche tessere e devi ribaltare un raid praticamente, Wukong è essenziale per fare una cosa del genere. Come prima, nel raid di prima che mi hanno ammazzato subito Wukong, se Wukong fosse partito, magari sarebbe successo qualcosa di diverso. Che Wukong è così. Per carità, vi fai mancato tutto quello che volete, però. Sei sicuro che mancano così tutto? No, ma allora mancano. Infatti le speciali non le devi. Per me, una volta lanciato Wukong, le speciali vanno conservate fin quando l'effetto di Wukong non è sparito. Oppure, se avete già le speciali cariche, lanciare prima tutte le speciali e poi Wukong. Wukong va utilizzato con le tessere. E se una tessera su 3, e quindi è molto meno delle probabilità di Wukong, va a segno, fa più danno di tutte e tre le tessere senza Wukong attivo. Quindi per me Wukong è uno di quegli eroi che sostanzialmente va alzato assolutamente. C'è qualche domanda che avete fatto che mi sono perso. Vabbè, sono domande idiote, dai. Avete già risposto, quindi stiamo bene così. Stiamo bene così. Allora ragazzi, principalmente vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi. Vi do appuntamento per Empire & Puzzle, vi do appuntamento giovedì. Ragazzi, giovedì vediamo di fare qualcosa, perché se non erro, il calendario cosa ci dice? Giovedì iniziano i costumi, giusto? Dei costumi non è che dobbiamo parlare molto. Quindi direi che possiamo anche iniziare a parlare di qualche eroe. Assolutamente. Perché poi giovedì successivo ci stanno i pirati. E io dei pirati non ho mai parlato, quindi ci troviamo proprio perfetti. Magari iniziamo a parlare di qualche eroe della prima stagione, come adesso. Compresi i costumi, magari. Boh, mo vediamo che cosa riesco a mettere giù da qua a giovedì, dai. Comunque, ragazzi, vi do appuntamento a giovedì per Empire & Puzzle, ore 17, dalle 17 alle 19. Vi ricordo che su Empire & Puzzle siamo in diretta tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e tutte le domeniche dalle 11 di mattina alle 13 e parliamo del torneo Raid la domenica mattina, quindi seguiteci su Twitch. Anche per chi ci sta sentendo, vedendo, guardando su YouTube, vi ricordo che siamo in diretta su Twitch, quindi seguiteci anche lì e venite durante le nostre dirette. Inoltre vi ricordo come sempre, ragazzi, che siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 17 anche su altri giochi. Quindi se volete venire a fare anche due chiacchiere con noi, possiamo parlare anche di Empire & Puzzle, cioè non è un problema, anzi ne parliamo già. Venite, perché tanto siamo qui su Twitch. Vi auguro un buon pranzo e una buona domenica, ragazzi. Per chi ci segue dopo, alle ore 17 continuiamo 12 minuti. A dopo, ragazzi. Buon pranzo a tutti e buona domenica ancora.